Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi sono andata a fare un giretto a Lidl, quindi ho deciso di farvi il video, farvi vedere tutti gli articoli che ci sono. Comunque questi qua sono dei vasi di terracotta, sono 3,5 euro, sono veramente belli e pesano un po'. Comunque bella gente, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità, perché comunque adesso cercherò di fare il mercoledì. Sempre un video delle varie uscite all'IKEA, a Giffy, comunque nei vari negozietti dove vado in giro. Invece la domenica alle 12 sempre un video che tratta la bellezza e i trattamenti che faccio sia per i miei capelli che per il mio viso, il corpo, o vari consigli oppure dei prodotti che sono nuovi sul mercato. Come vedete ci sono tutti gli articoli per il giardino, alcune cose che veramente sono care, altre ne vale la pena, come questa vase qua che poi la riempi e poi la puoi ritirare. Questo tappeto molto carino con 9 euro, è 67 per 1,20 m, va bene. Invece queste qua sono un tavolino pieghevole per il balcone e io ho piccolissimo balcone, però mi piace tanto mangiare fuori quando picchia il sole sul balcone, mi piace tanto e quindi è una soluzione. Comunque metterò la foto su Instagram quando lo monterò. Ci sono vari articoli per la casa. Mi piacevano tantissimo quei cuscini, ma erano carissimi. Invece questa qua è una cintura per la postura. Va bene, non so, ero indecisa di prenderla, alla fine non l'ho presa. E vari articoli, come vi ho detto, per il giardino, per fuori, le piastre, forni. Però c'è questo cosetto qua, c'erano le cuccette, però questa qua per il gatto, tipo dondolo, stupenda, stupenda davvero. Se ero leggermente più grande la prendevo per me, bellissima. E vari giochi, cose, ciotola, secondo me sono care, sono 2 con 5 euro, a Teddy la trovate con 1 euro. E vari articoli, come vi ho detto, per il giardino. Questi qua sono vari pettini per gli animaletti, i nostri animaletti, sia cani che gatti. Vari articoli per la casa. Col tappeto mi sono pentita amaramente che non l'ho preso. Non costava neanche tanto, sono 13 euro, era 50 per 1,50 m, era molto carino, bello morbidoso, vabbè, fa niente. Ho preso questa teglia che in spagnolo si chiama molde, e ben 3 euro, va bene. Varie cosette per la casa. Però comunque i prezzi, alcune cose ne vale la pena, altre un pochettino meno. Ci sono questi cuscinetti per le sedie, sono molto carini. Pentole, stracci, padelle, questo è carino per portarlo in giro se fai camping, queste cose qua è molto carino. E questo è bollitore, molto carino, mi è piaciuto. Bella idea, 8 euro ci sta, va bene. Vari trucchi, attrezzatura per la bellezza, e la vaschetta per la pedicure, il misuratore della pressione. Questo l'ho guardato per un bel po', ma non riesco a capire se è un ferro da stiro. Penso di sì che è un ferro da stiro, un po' particolare, un mini ferro da stiro. La bilancia, distributore del gel, vari articoli per... Ah, questi sono belli. Questi qua sono delle pietre luminose, decorative, con 3 euro. Questi qua sono carine per decorare la casa. Varie cosette per la casa e le lampade un po' strane. Questa qua è il tappeto di prima. E poi il step per fare esercizi a casa, che secondo me non conosco i prezzi, ma è un po' caruccio, 44 euro. Vari oggetti per fare esercizi, ci sono le scarpe effetto, quelle normali, non ci sono quelle del Lidl. Silky Peel. Varie attrezzature. E comunque per la gente vi ricordo
di lasciarmi un like, iscrivervi al campanellino così vi arriva tutta la novità. Questo è molto carino perché è una specie di vaso che puoi mettere l'acqua sotto, rimane bagnato per le piante, pomodori, peperoni, queste cose qua. Invece questa zona qua, la zona delle cose più economiche, le strascontate, quindi le cose más baratas. E varie cosette per la casa. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video. E seguitemi su Instagram e Facebook. Invece questi qua sono articoli per la yoga. Carucci, dai. C'era qualche cosina interessante, però comunque all'Iden c'è sempre cose interessanti. La lampada di sale non ve la consiglio perché al cinese costa di meno, tra l'altro è piccolina. La mia l'avevo pagata 8 euro, era decisamente più grande. Ciao belli!